Io sono Alessia, benvenuti o bentornati sul mio canale. Non succederà mai che faccio ora una volta, invece lo devo fare due o tre volte per forza che mi piaccia l'intro. Comunque, oggi vi mostrerò tutti i miei animali. Ovviamente per chi mi segue in realtà già un po' li conosce, però questo è proprio un video dedicato a loro. Me l'avevate chiesto qualcuno e poi mi piace l'idea di raggrupparli tutti insieme in un video, così anche che io possa non parlare solo dei pappagalli ma anche dei miei altri animali che amo alla follia. Ho deciso di farlo oggi perché oggi, che è il 16 marzo, è il compleanno di Zara, quindi ovviamente comincerò da lei perché è la prima arrivata di tutti i miei animali che ho e non vedo l'ora di presentarvela bene, anche se in realtà ho cominciato ad aprire il canale proprio sembra quando lei ancora non avesse un anno, quindi in realtà lei l'avete vista, cioè per chi mi segue proprio dagli esordi o comunque insomma da tanto tempo ha visto un minimo di cambiamenti, l'ha vista proprio crescere letteralmente. Non so se riuscirò a farlo tutto in questo giorno che sto registrando, però Zara la voglio fare oggi, quindi se non riuscirò ovviamente mi vedrete diversa, ma sono sempre io. Vi ricordo di seguirmi sul mio Instagram, Alessia Cervellini, proprio così, il mio nome e cognome messo lì, dove appunto racconto la mia vita e faccio vedere i miei animali, insomma le mie passioni. Me, sono me proprio trasparente lì, è un po' come il mio diario e quindi ci tengo e mi fa piacere, insomma. Se volete anche salutarmi, chiedermi consigli, scrivermi, eccetera, o qui sotto nei commenti oppure nei DM di Instagram. E niente, io vi mando un bacino e ci vediamo tra pochissimo. Dove è andata Olly? Perché è uscito il gatto e quindi la cerca. Dove è andata Olivia? Sei qua, eh? Sei qua? Ci dobbiamo far vedere? No. Allora, lei è Zara e oggi compie 6 anni. Sei una vecchietta! Sei una vecchietta! Lei mi ha fatto scoprire veramente l'amore che ho per gli animali, quello forte, ma soprattutto per i cani, in una maniera veramente incredibile. Sono puri, sono così belli e così puri e Zara è la mia vita. Grazie. Quindi Zara, come potete vedere, è un cane, ma dai, un pastore tedesco e ha 6 anni. Vi parlo un po' dall'inizio, ci provo, insomma. Lei l'abbiamo presa da un amico di mio fratello. È il mio lupo, è la mia lupona lei. È bellissima, io sono innamorata, penso che starò tutto il video a guardare lei, altro che a parlare, non ce la faccio. Vabbè, l'abbiamo presa che ragazzi ci avrà avuto 3 mesi, era così piccina, l'abbiamo portata a casa, è stata da noi, all'inizio ovviamente dormiva dentro casa proprio, però io poi al giorno stavo sempre fuori, l'abbiamo presa il 31 maggio, dai qua, eccola Olly, si è sfogata Olivia, poi conoscerete anche lei ovviamente, se ce la faccio, non può venire un video lunghissimo, seduta. Fin da piccola è stata una giocherellona, lo è tuttora, lo è veramente veramente tanto. È un sacco fedele, perché è veramente veramente tanto fedele, nel senso che ovunque io vada lei mi segue, anche sui piani insomma, perché abbiamo casa a 2 piani, quindi se io sto sotto lei sente che io sto sotto e sta sotto. Se sto sopra lei sale su, a meno che non dorme ovviamente, perché nel senso pure lei ha i suoi tempi che dorme e non mi si fila. Se esco mi guarda, non si lamenta più di tanto, perché non è un cane comunque lamentoso. Piange per esempio se tipo viene Massimiliano e stiamo in casa e non usciamo a stare un po' con lei, lì piange, perché allora lei dice, perché è abituata che noi la portiamo in giro quando siamo io e lui, quindi magari piange perché dice andiamo a farci un giro. Però di sua natura non è lamentosa, come potete vedere lì c'è Olivia, non si sta lamentando che non ci sta andando, sta aspettando, come è giusto che sia. Calcolate che con gli altri gatti quando li vede invece magari un po' ci piange o altro, Olivia la conosce, ci vorrebbe solo giocare, ma in realtà pure con gli altri gatti è proprio buona di natura, è uscita veramente un cane giocherellone da morire, tantissimo e buono. Tornando al succo, appunto quando era piccola io poi ci perdevo tanto tempo dopo scuola che le insegnavo tutte le cose, seduta, terra, zampa e tutte queste cose qui, andavo a creare una connessione fra me e lei, insomma volevo che diventasse la mia migliore amica, volevo che lei si fidasse di me e che non avesse paura del mondo, insomma volevo tirarla su il meglio possibile. Devo dire che sono parecchio soddisfatta di come è uscita fuori. I miei genitori insomma non si sono lamentati, anzi sono contenti di come io l'abbia tirata su tra virgolette e di come è a lei, perché comunque sicuramente è tanto anche merito suo, ma proprio le persone in generale al parco, per dire, quando la incontrano così dice ammazza quanto è buono, quanto è bella, come ti ascolta,
Perché effettivamente lei è così, fin da piccola, ma proprio il primo anno che magari la portavo al parco e non tornava subito al richiamo. Vuoi andare da lei? Vai, vai! L'ho lasciata un po' andare, sennò poverina. Che magari quando era più piccola, che non ascoltava subito al richiamo, non tornava subito, io ho adoperato il metodo del mi nascondo, ovviamente tenendola sempre d'occhio. E lei quindi così è sia un bene che un male, però insomma ha creato questa cosa dell'avere un po' paura che io l'abbandonassi, tra virgolette, non mi allontanavo mai troppo. E quindi poi tornava a cercarmi e quando tornava, premetto, era felice. Ho adoperato insomma questo metodo. Non è neanche mai stata una che adorasse i premietti, infatti spesso al parco quando la premio neanche li mangia perché è distratta da tantissimi altri fattori, che siano cani, odori, vento, terra, di tutto e di più, che lei in realtà non mi ascolta così tanto. Cioè, non è che non mi ascolta, non si mangia i premietti, era quello il senso. Che altro dire? Quindi quando era piccola appunto non mi ascoltava tantissimo sul richiamo, poi ovviamente è migliorata. Una cosa fondamentale è che quando il cane va, ti rimetti qua accanto a me, baby. Qui. Bravo. E quando il cane magari non torna subito al richiamo, la cosa più sbagliata è andarlo a prendere. Perché lui si abitua che seppure se ne va, scappa, si allontana, sei tu che vai da lui. Invece deve essere lei che torna da te. E infatti adesso quando magari andiamo al parco, nei prati, lei comunque si allontana da me. La faccio andare tranquillamente. Quando ho bisogno che torni da me, se ti provvedete di sedere, poi ti rimette qua. Vabbè, sta qua. Quando deve tornare da me per qualsiasi motivo, perché c'è un animale, un cane, un gatto, delle persone che passano, delle macchine, il suo richiamo solitamente è il fischio, oppure il nome, insomma, anche a seconda del tono della voce. Se la chiamo troppo spesso con il suo nome, quando deve tornare, non associa al fatto che tu la chiami con quel nome e viene. Quindi spesso quando tornava io ci abbinavo il fischio, le davo i premietti e quindi lei abbinava così. Quindi se io fischio... Brava! Lei comunque adesso mi ha dato la sua attenzione. Se io invece la chiamo Zara, così, mentre parlo con voi, non mi sta ascoltando. Devo comunque chiamarla con un tono un po' più serio e più duro. Zara! Bravo! Brava! Vai a cercare Olivia, vai, vai! Dov'è Olivia? Adesso si è addirittura alzata perché comunque prima avevo fischiato e l'ho detto molto preciso. Però quando la chiamo così, appunto con il fischio, con un tono di questo genere, lei torna sempre. Invece la chiamo Zara, Zara, Zara. E mo si è rigirata. Però solitamente non torna subito perché per lei può essere una parola normale, insomma, no? Vabbè, tralasciando di averla insegnato quando era cucciola del richiamo, che è una cosa fondamentale, l'ho fatta sempre socializzare con più persone possibili, con più cani possibili, in tutti i modi possibili. Infatti lei adesso come adesso è un cane appunto intelligente da morire, socievole da morire, non gli piace tanto star da sola, anche se ha i suoi momenti che come in questo caso si è sdraiata ma sta lontana, non è un cane appiccicoso. È molto anche educata, nel senso che io lei me la porto ovunque, quando ho la possibilità e quando penso che sia anche buono per lei, perché non ha senso che io esco di casa solo per dire andare a cena e perché me la devo portare stressare. Viene lì, sta slegata, sdraiata sotto a un tavolo e poi torna qui. Conto, capita spesso che magari invece se vado a fare delle passeggiate, poi decido di mangiare fuori, allora lei viene con noi, lì è diverso perché comunque magari prima ha scorrazzato, ha odorato, ha fatto i bisogni, non mi viene in mente di dire: ah no, stasera non mi vado a mangiare a casa, ceno fuori. Però proprio di uscire, andare a mangiare al ristorante e poi tornare. Queste cose per dire non lo faccio. Oppure se devo solo andare al centro commerciale, solo per comprare tante cose che magari ci sono i saldi, non la porto perché la stresserei e basta. Se invece mi vado a fare una passeggiata al centro commerciale, io qui vicino da me ce n'ho uno all'aperto che è molto carino, allora la faccio venire volentieri perché stiamo all'aria aperta, entriamo sempre nel negozio dei cani. Sempre negli animali, sempre. Però insomma è cresciuta su molto bene, sono molto molto fiera di come è uscita fuori. Ogni tanto al guinzaglio tira, soprattutto nei posti che non conosce, perché la passeggiata classica non tira. Però magari se andiamo in posti che non conosce allora tira, perché ha così tanta voglia di scoprire posti nuovi. Però ci sta. Capita che magari sono dei cani al guinzaglio che non conosce, che questi gli ringhiano. Questi sono i cani dei vicini, per esempio. Che loro gli ringhiano, allora Zara magari può reagire nel ringhiare. Se no, lei è scodinzola a tutti, veramente a tutti. Io non l'ho mai vista. Una volta solo l'ho vista litigare con un cane, stessa razza.
stesso sesso, quindi femmina, che gli avevo dato il wurstel, gli era caduto dalla bocca, lei voleva riprenderlo, si è avvicinata all'altra e si sono mezza azzuffate. Fortunatamente nessuna dei due ci ha avuto segni, però quello è stato l'unica volta, insomma, che l'ho vista azzuffare con qualcuno. Ogni tanto quando gioca con dei cuccioli o con cani più piccoli, magari sembra che ha tanta foga nel giocare, lei è molto, diciamo, prepotente, nel senso che è grande. E i lupoidi dai molossoidi giocano in due modi diversi, per dire. Quindi lei gioca a rincorrersi, a mettere il muso, a prendere il collo, ad acchiapparella così, insomma. I molossoidi invece giocano più a lotta. Lei è sterilizzata, volevamo provare a farle fare dei cuccioli, ci abbiamo anche tentato, non perché la cucciolata prima della sterilizzazione, no, mi sarebbe tanto piaciuto farle fare una cucciolata proprio per farle vivere questa esperienza, per viverla io, per tenermi anche poi un piccolo maschio, perché io desidero il secondo cane da 2 o 3 anni dopo che ho avuto lei, quindi 3 annetti buoni sicuro, facciamo due. Lo desidero tanto, sto aspettando di cambiare casa, ovviamente, anche perché i miei non vogliono darmi un altro cane, farmi prendere un altro cane, quindi sto aspettando di cambiare casa. Però questo è un altro discorso. Ho provato a farla accoppiare, non siamo riusciti, nel senso non è andata a buon fine. Lei comunque aveva 4 anni quando io ho provato, l'ho portata al veterinario, gli ho detto quello che pensavo, lei mi ha detto guarda, diciamo che anche già un po' tardino ci potrebbero creare tumori e robe varie, io ti consiglio di sterilizzarla subito, anche perché dovresti aspettare almeno un altro anno. Per far sì che i cuccioli poi sarebbero nati nel periodo estivo. Quindi l'abbiamo sterilizzata e via. Va bene così. Lei caratterialmente non è cambiata per niente, per niente. L'unica cosa è un po' ingrassata. L'ultima volta che siamo andati al veterinario, cioè un mesetto fa, pesa 37 kg. Quindi da lì è a dieta ferrea, perché il suo peso ideale dovrebbe essere 30. Quindi sta 7 kg in più. E vedi che mi guardi? Ti doveva mettere a mangiare meno, l'ho messa sotto. Da quando l'ho ripresa sta una meraviglia, secondo me sta molto molto bene. E adesso eccola qua, più bella che mai. E noi non vediamo veramente l'ora, io non vedo veramente l'ora di trasferirmi, così che possa venire con noi e vivermela proprio al 100%, perché adesso è l'unica cosa che desidero, è per lei, insomma, è vivermela a pieno, completamente. E poi darle un fratellino. Zara, ho sentito, penso una lucertola, non lo so. Vieni che saluti qui, facciamogli vedere come fa il ciao ciao. Vieni qua. Questa è la mia baby. Se la volete vedere altrove dovete andare sul mio profilo, perché lì è piena della mia baby. Adesso vi faccio salutare da lei. Resta, eh. Faccia ciao. Faccia ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Fallo bene. Ciao ciao. Noi adesso passiamo a Olivia. È vero che passiamo a Olivia? Dov'è? Ah, lo vuoi! Brava, dai! Sali qua. Eccoci qua, pronta a presentarvi Olivia, è il mio gatto. Non so se si vede in realtà dall'inquadratura. Dovrò per forza fregarla con dei croccantini, con degli snacks, perché... Sta qui, scema! Perché non so quanto riuscirò a tenerla intorno a me. Infatti è già riscesa. Allora, Olivia è il mio secondo gatto che ho, il primo femmina. E lei è un tricolore, l'ho presa da un mio amico. Ovviamente è un gatto europeo, insomma, non è di razza, Olivia. Eccola! E ad aprile compierà 2 anni. Esattamente il 15. Lei la sono andata a prendere da questo mio amico a casa sua. Ci ho fatto anche il vlog, insomma, di tutto. Brava Olli, così volevo. Ci ho fatto il vlog, quindi vi consiglio di andarla a vedere perché avete proprio i video di lei, ragazzi, che è minuscola, è veramente piccola. Brava. È veramente veramente tanto piccola, quei video ragazzi la tenevo in una mano, è allucinante questa cosa. Invece adesso eccola qua che mangia un croccantino sul divano dietro di me. Farò così tutto il tempo del video. Però almeno la vedete. Comunque, basta! Olivia è il mio primo gatto femmina, ne ho avuto un altro maschio, Ringo, di lui ho raccontato la storia. Che trovate anch'essa sul canale, ma non ne voglio riparlare. Comunque,
È un gatto tricolore. Lei è arrivata poi verso i 6 mesi, 6 mesi e mezzo. Abbiamo deciso di sterilizzarla perché i calori, proprio le femmine gatte, sono un po' più complicate comunque. E poi perché, cosa importante, lei vive in casa. Prima che venisse sterilizzata, comunque, lei è cresciuta fuori casa. Questo mio amico, insomma, aveva i gatti, ma li teneva. Cioè, stavano fuori casa, entravano e uscivano. Lei proprio insieme ai suoi fratelli è cresciuta fuori. Quando io la sono andata a prendere, l'ho messa dentro casa, ovviamente. Ma è sempre stata anche lei abituata ad uscire, volendo, con noi, senza di noi, con Zara anche. Quindi lei si metteva in giardino. Quindi era un gatto che comunque faceva dentro fuori, non sempre, la notte sempre dentro casa, però comunque usciva un po'. Io, avendo tanta paura che potesse o essere aggredita o allontanarsi, o rimanere addirittura incinta, abbiamo deciso, anche per poi motivi di salute, le gatte in generale, di sterilizzarla. Quindi noi l'abbiamo sterilizzata. Quindi a tutti gli effetti è un gatto di casa normale, come tantissimi altri gatti. Devo dire che però è molto particolare. Rispetto all'altro gatto che avevamo, lei sembra un po' più pazza. I miei genitori lo dicono sempre. Non è normale, anche se secondo me, io vedendo anche i video online, tantissimi gatti sono come lei, che dormono a faccia in su, che ti fanno gli agguati e tantissime altre cose del genere, no? E quindi in realtà secondo me è un gatto normalissimo. Non è un gatto coccolone, io l'avrei voluto tantissimo. Sapete che vuol dire che io adesso sto qua, che lei si fionda addosso a me, che vuole le coccole? Ecco, lei non è per niente così. Sarebbe stato molto più facile fare un video dedicato a lei se fosse stato così. Ogni tanto si fa grattare soprattutto il viso quando magari è mezzo addormentata. Dopo un po' lei si gira e ti fa così, con la bocca, senza stringere. Ti dice: senti, mi lasci perdere. O certe volte ti mozzica proprio se non vuole essere accarezzata. Quindi è molto particolare sotto questo aspetto, solo quando dice lei le coccole. Però ti fa capire, la cosa che mi piace tanto di Olivia è che ti fa capire che ti vuole bene, perché ogni volta che io rientro da casa lei mi viene a salutare, a meno che non sta proprio ronfando, ronfando, ronfando. Mi viene a salutare, che sia su, giù. Viene questa coda dritta, si struscia, mau, ciao, eh. E quindi mi fa capire che mi sta salutando, che gli sono mancata comunque, no? E poi è assurdo perché io la mattina, stando a casa, lei mi segue. In qualsiasi stanza io vado, lei mi segue. Sta lì con me, si mette sulla sedia, non cerca attenzioni, però pure in questo momento sta lì. Non è che è andata via, sta lì che si sta pulendo. È bellissima, cioè mi piace questa cosa che comunque lei stia comunque intorno a me, visto che non vuole le coccole e mi dispiace, sta vicino. Invece, per esempio, l'altro gatto che avevo era magari un po' più coccolone, neanche troppo, però non stava vicino a te, si faceva proprio gli affari suoi. Quando l'abbiamo sterilizzata, di carattere è rimasta la stessa in realtà, anche lei. L'unica cosa è un po' ingrassata pure lei, e c'ha la panciotta, c'ha il grasso sotto, però è normale. Lei pure comunque non mangia più di tanto, e anche lei avremo la visita a luglio per scoprire se è in forma o meno. È divertente, che ti fa gli agguati, è proprio simpatica, si affaccia al tavolo, che ti sbircia. Zara la saluta, ogni tanto gli attacca tipo la coda, ogni tanto invece ha paura. Però è molto fifone come gatto anche. Olivia è veramente tanto 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 fifona, secondo me, data da come è cresciuta, insomma. Che altro dire? Mi piace tanto il colore. Una volta una veterinaria l'ha chiamata, sembra un Picasso, perché effettivamente è molto molto bella. Ha questi colori scuri, che io glielo dico sempre a mia mamma, gli dico: si abbina con l'arredamento. Perché noi, tranne questo che vedete, giù di sotto abbiamo un arredamento molto più da taverna, diciamo, quindi tutto sul marrone, sul legno. Vedete, proprio non ci vuole stare in braccio. E ha proprio questo arredamento da taverna giù di sotto, che con questi colori che c'ha lei comunque si abbina parecchio, ed è molto bella. Gli dico, è proprio l'arredamento, perché effettivamente ci sta tanto bene. Insomma, ha questi colori molto particolari, molto belli. Infatti mi piace tanto come gatto, esteticamente. Di carattere, appunto, l'avrei preferita un po' più coccolona, come se io adesso l'avessi presa in braccio e gli ho fatto chissà che cosa. Invece non gli ho fatto assolutamente niente, come avete potuto vedere. Però va bene così, ogni animale ha il suo carattere. Adesso mi sta riguardando, dice: che vuoi? Olli!
Poi mi fa morire perché gioca con qualunque cosa, qualsiasi cosa trova lei ci gioca, un laccetto, gli occhiali, una matita. È proprio il classico gatto che se trova qualcosa lì lo deve far cadere, per dire. E poi sta parecchio sveglia, cioè nel senso secondo me dorme la notte. E poi miagola, ogni tanto miagola quando rimane chiusa fuori, oppure quando deve andare al bagno, lei miagola. Ho notato questa cosa, lo fa per un po', poi ci va, poi riesce, si sgrulla e poi viene da te. Sempre. Tu la senti perché comunque ha il profumo bellissimo della lettiera, no? Quindi a poco comunque stiamo insieme, io vorrei crearci un rapporto ancora più bello con lei e vorrei soprattutto che quando vado via di casa vorrei avere la possibilità di portare anche lei senza traumatizzarla troppo, che vorrei anche che Olivia e Zara diventassero amiche. Questa è un'olivietta che io vi voglio far vedere. Sei triste? Sei arrabbiata? Poi non so neanche come la sto tenendo. Qui c'è tutta questa panzotta. Meow. Poi una cosa, a differenza di Ringo, lei non si fa far niente. Ringo si faceva far di tutto, alle zampe, alle orecchie, alla bocca, al naso. Ecco, no. E va bene, via. Scusa, però sei stata brava, tieni. Tieni, sei stata brava. Direi che ho finito. Non so se avete visto, mamma mozzicato ma piano, giusto per dirmi, senti, mi lasci andare. L'ho lasciata andare, però gli ho dato il croccantino perché è stata brava. Sei bella? Posso dirti che sei bella? Sei bella. Vabbè, noi ci vediamo tra poco. Anzi, subito. Adesso finalmente mi presenterò il mio ultimo, diciamo, gruppo di animali, che sono i miei pappagalli inseparabili. Ovviamente se mi seguite, sicuramente saprete della loro esistenza. Il canale è pieno di loro video dove conto, vi parlo di loro, vi faccio vedere la loro gabbia, la loro routine, insomma, sul canale trovate di tutto. Appena si calmano ve li faccio vedere un attimo, ve li presento così al volo, vi parlo molto velocemente di loro e poi ci vediamo con i saluti. Allora, lui è Spenny, l'ultimo arrivato, anche se lui insieme all'altro mio pappagallo che è femmina hanno fatto un pullino. Ha praticamente un anno, è molto molto giovane, è un inseparabile Rosy Collis come potete vedere. È molto simpatico e anche un po' pauroso. Sono molto felice di come è venuto su lui perché lui è stato allevato a mano ma non completamente. Quindi comunque ogni tanto ha paura della mano, mentre ogni tanto no, quindi dipende un po' da come gli gira. Esatto, tipo adesso se n'è andato come avete visto. È molto ancora buffo su certi aspetti perché è ancora un po' piccino in realtà lui, però mi fa morire dal ridere, è intelligente, su alcune cose è molto fastidioso. Però non è un appiccicoso, non ti sta sempre addosso, infatti non... È difficile farvelo vedere in realtà. Che altro dire? È pieno di lui sul canale, quindi io vi consiglio che se siete curiosi andate a vedere altri video perché veramente lì dico di tutto, sennò questo video viene lunghissimo, cosa che già è rispetto ai miei soliti. Adesso se riesco vi faccio vedere la mamma, anche se è un po' più complicato perché lei è più incentrata sul pullo, vediamo. Allora, Lime, che è la pappagalla, insomma non sono riuscita a prenderla perché sta nel nido, non vuole uscire, quindi comunque è giusto lasciarla lì. Lei dovete sapere che non so quanti anni ha perché mi è volata in casa. Quindi non ho la più pallida idea di dove, da dove venga, se sia stata allevata a mano o meno, quanti anni abbia. Di carattere non è la cosa migliore del mondo, perché anche prima di avere il pulletto comunque era un po' gelosina, ogni tanto pizzicava. Quindi di carattere non è, cioè non è buonissima lei alla fine come carattere. Infatti anche adesso mi guardava, mi scrutava e faceva cenno, insomma, ti mozzico se mi rompi le scatole. Quindi ho voluto lasciar perdere sia per non prenderci un mozzico che due, comunque sta facendo il suo lavoro da mamma ed è giusto, non gli barla. Tanto ripeto, la vedete sul canale. Vi faccio salutare ancora una volta da Spennino. Come animale abbiamo anche un acquario pieno di pesci d'acqua dolce, ovviamente. E in più anche delle tartarughine che però stanno ancora in letargo, dovranno uscire fuori. Quindi questo è il video di tutti i miei animali, perché questi sono veramente tutti, 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 tutti. Io spero che vi sia piaciuto tanto. Se è così, lasciate un bellissimo pollice in su, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona vita. Ciao!